Kha'Zix Nasus. Rengar è meglio di Kha'Zix. In early game vince la W di Rengar e fa game broken contro Kha'Zix. Giusto il late, se Kha'Zix si fida può essere un problema per Rengar, ma se sono even Rengar lo distrugge. Ci abbiamo pure Rengar Orianna. Problema nostro ci abbiamo una botta in un po' particolare, però pur essendo particolare dovrebbe vincere abbastanza hard contro Braum. Quindi dovrebbe riuscire a permapushare, a buttarli giù. Mid Syndra contro Orianna, sinceramente, cioè è un matchup a vantaggio di Syndra e Kha'Zix può freesittare Orianna, però Orianna è molto più versatile, cioè io preferisco averci l'Orianna in team, quindi overall il team mi piace. Il late c'ho un po' di problemi con Kai'Sa, che mi chiede a merda, però a parte quello, l'è good. Hello everyone, comunque ho deciso di ricominciare a fare giveaways, quindi 5 sub, ho trovato il modo di far resettare il sub count perché prima non mi funzionava e dovevo aggiornarlo manualmente. Adesso invece mi funziona di nuovo. Quindi a 5 sub, ragazzi, giveaway di Mystery Skin per tutti. I sub ovviamente hanno il triplo delle possibilità di vincere. Ho fatto il. Mi pare giusto. Perché volevo mantenere un radio in cui tipo poteva vincere 50 e 50 sub e viewer. Anzi, in realtà così vincono sempre più viewer. Però se metto che hanno le possibilità uguali, vincono sempre i viewer. E siccome se uno fa 5 sub per fare il giveaway, mi sembrava un po' triste. Ti ho detto, quando si fanno 5 sub, entro oggi. Se si fanno 5 sub entro oggi, faccio il giveaway. E lo faccio tutti i giorni, sta roba. Ciao Bion. Però volevo includere pure i viewer, quindi questo sarà sia per i sub che per i viewer. Però i sub ci avranno il triplo di possibilità di vittoria. Incredibilmente. Incredibile ma vero. 7. Qua mi sa che facciamo un giro di qua per farli, per dare vision. Start W stavolta, mi sa sì. Sì. Così poi posso prendere anche la E dopo. Pa, mi si è perduto un minion. No, ok, nice. L'importante è che non verso l'exp. Possiamo lasciarlo pushare leggermente, onestamente. Ok, non prendiamo troppo danno ai CS. Continuare a picchiarlo lì non è una smart idea, in mezzo a tutti i suoi minion. Vabbè, lo slow è pretty strong, però il Conqueror era troppo importante per non prenderlo. Potrei prendere il Face Rush, ma il Conqueror è too good. Questo sta giocando molto safe, rispetta molto il mio potenziale danno. Upsi. Ok, cerchiamo di pusharlo sotto torre questa.
Cioè, qua non c'è vero la cosa, no. Metto una ward lo stesso qui. Niente, non basta. Devo resettare più fast. Bam! Dove vai? Dove vai? Spaccato. Ed è per questo che si picca Darius in Thunasus. Distrutto. Sto pensando se farmi la Black Cleaver, però non penso. Sto talmente dead. Non mi faccio nemmeno il Phage addirittura. Mi sa che mi faccio questo qui. Faccio proprio la Shin. Proviamo così. Ho sempre fatto il back Phage, perché a speed è comoda. Però voglio provare un back più aggressivo in questo caso. Vediamo com'è. Beh, non stavo in range per fare un altro round. È già fatto il 6 il tizio. Ah, peccato, qua potevo minacciare il dive, però c'è la pressure di Syndra. E devo rispettarla. Ok. E va rispettata. Quanto stiamo presso, Double CS è molto buono. E lui deve beccare, non può più rimanere ora. Quanto pare ha deciso di rimanere. Dai! Oh! Dai! Max, allora W perché mi dà più AD ratio e riduce il CD. W mi dà armor pen. Io prendo la W. Ma sì, andiamo in W sti cazzi. Let's go, guys. Un po' disonesti, ci sentiamo, ma passerà, passerà. Non vi preoccupate, ragazzi, passerà. Il senso di colpa passerà. Dopo aver preso gli LP passa. Ho lasciato lui la kill perché mi stavo tankando la torre. Se l'avessi voluta prendere avrei rischiato di morire. Ecco perché. Botte stanno andando fine. Yeah, è per quello. Poi in realtà la kill è meglio su Rengar. Però non è voluta, è stato semplicemente. Non mi prendo il rischio di morire alla torre.
No, ci ho messo pure il cannone per fare sta roba. Per fare sto trade, my bad. Dovrebbe morire. Kha'Zix era boss, quindi sto tranquillo. Qua posso continuare a pushare in tranquillità. Bam! Upsi. Upsi. Oh, qua abbiamo una Triforce. Abbiamo spaccato la top lane. Nemmeno io ci ho fatto caso. Non sapevo, non pensavo averci la R lì. Boh, forse ho pensato. Io ormai alcune cose le faccio in automatico, quindi forse ho pensato. Non serve la R, tanto c'è Rengar. Faccio ammazzare Rengar e sti cazzi. Mi tengo la R per dopo. Non so come ho ragionato in quel momento. Devi farmare sotto torre. Non prendere questi CS qua. Se tu farmi completamente sotto torre e scali, io non ti posso fare sti trade che ho fatto fino adesso. Perché lui un sacco di trade l'ho fatti perché lui gridava per minion che stavano qui. O per minion. Cioè, se lui sta full HP, io vado e mi provo a prendere sti minion qua. E io provo a rassarlo. Lui si può girare su di me con W, ulti, eccetera. Se invece io sto. Lui sta a metà HP, non si può girare contro di me perché ormai l'ho traddato. Deve give up a tutti i minion che stanno qua vicino. Tipo qua, vedete, questo è un altro free trade per me. Questi sono tutti i trade che. Cioè lui deve give up e basta. Io adesso. Questa l'avrei frizzata, ma siccome l'ho buttato. L'ho boccato così tanto. L'ho ciancato, lui anziché beccare qui è rimasto. Errore gravissimo. Ops. Vai, il tuo. Andiamo back. Siamo un po' low. Ci siamo fatti ciancare un pochino. Tanto la pressure l'abbiamo data. Rengar per l'Herald. Possiamo resettare. Anche non prendiamo molto, va bene lo stesso. Ehi, Grillo 14.03. Grazie mille per il supporto, man. Pugni in chat per Grillo. Vediamo un po' se si aggiorna. Se aggiorna il sub goal. Gli ci vuole un po'. Dovrebbe funzionare, però. Dai, dovrebbe. Funziona? Sub goal, dai, io ti ho. E dai, però, se non funziona è un problema. Ma io. Vai, dopo lo controlliamo. Magari gli ci vuole un po' per aggiornarsi. Speriamo. Perché non mi vado ad aggiornarlo manualmente ogni volta. E quello era un emoji per cui l'avevo eliminata il giveaway. Vai, io pusho ad ora. Upsi. Aggiornati, aggiornati. Dai, ma perché sub goal? Non si aggiorna. Mannaggia. È full armor, vai, è giusto. Cioè, è pure contro Rengar. Mamma mia, che palle. Faccio un paio di auto qui. Però sto sub goal. Eccolo, si è aggiornato, meno male, meno male. Si è aggiornato, guys. Altri 4 sub, ragazzi. C'è anche questo pomeriggio, quindi non è solo stamattina. È per tutto il giorno. Altri 4 sub.
E si fa il giveaway. Nice, adesso lo possiamo beccare. Io continuo a fare così. Siccome lui gioca molto safe, adesso sotto d'ore, come dovrebbe giocare, io posso semplicemente fare W, auto W sul coso e... E se sono low vado back, altrimenti continuo. Ok, Kha'Zix è qua. Che Drake c'ha? Car topside. Se fai primo il torneo, nice. Che torneo? Speriamo che vinca, che tu vinca. Che è poker? Un altro ludopatico? Yasuo contro Darius. Ma dovrebbe giocarselo Yasuo? Perché non andare aggressivo, ma risultati parecchio contrastanti. Devi scalare all'inizio. E poi puoi andare aggressivo. Dopo la Phantom Dancer puoi provare ad andare aggressivo. Ma prima devi scalare. Se vai aggressivo ai primi livelli, Darius non c'ha bisogno nemmeno di tare la Q per vincere. Perché c'ha la passiva che ti fa un sacco di danni. Una volta che hai scalato un pochino, puoi iniziare ad andare aggressivo e devi evitare la parte esterna della Q di Darius con la tua E. Comunque puoi anche solo scalare. Oh, ma hittato. M'hanno preso, guys. M'hanno preso. Ho sbagliato, l'ho visti e ho voluto pushare quella wave. My bad. Ah, mannaggia vento. Nice. Per vedere le rune usare sui champion, mette c'è pro builds. Scrivi punto esclamativo builds o build punto esclamativo build in chat, build, e te lo linka. Ti cerchi il champion e quelli sono i... Sono in pratica ti fa vedere il match history dei pro player della solo queue, ti fa vedere tutte le informazioni. Ok, questa l'hanno presa, Edor. Niente, Simmons. L'aglio non può linkare cose in chat. Mi spiace, ma... Comunque, adesso ritorni in 5 secondi. Lo fa automaticamente il bot. E per evitare che la gente che si spamma gli streaming loro, perché... Se non c'è il bot che... Previene sta roba, la gente inizia. Arrivano una marea di inglesi che iniziano a spammare il link e sta roba qua. Ops. Faccio solo un'auto W e piano piano la prendo la torre. Ops! Dovrebbe morire il tizio, no, non muore. Ok, muore. Mannaggia a me, l'ho tirato via da lei di cosa. Dovevo aspettare a fare con lei. Sono andato... Riflesso condizionato! L'ho intata, lo so. Che quando viene vuol darsi HP per soffrire al fatto che ti fa true damage, sì, però... Deve pensare pure al Rengar, capito? Rengar lo one-shotta, pensa al 2v2 lui. E in più se si fa... Adesso non so perché si stia facendo il Gauntlet. Se si faceva il Frozen Earth ci aveva più senso perché sta qui il Conqueror pure più lentamente. Cioè, qua il Gauntlet non lo farei, sinceramente, quando stai così indietro con Nasus. No, non è divertente, Grilla. No, no.
Fino adesso non mi servono i mod, quindi no, non ne faccio. Cioè, c'ho alcuni mod, ma... Nel senso, non... la gente si comporta in modo abbastanza civile, quindi... Ancora non c'ho bisogno di mod e... E va bene così, finché non mi serve... Finché non ne sento la necessità. C'ho più move speed, dai. Ok, volevo solo lì. Va bene, va bene. Sì, parecchio, perché viene one shottato, non può assolutamente permettersi a drain forza. Perché sono super ahead, Black Reaver per scendere l'armor, sì, ma con la drain forza pusho molto più e faccio più danni. Fossi stato Bianca l'avrei fatta Black Cleaver, ma stando super ahead preferisco la Triforce per pushare più fast. Vabbè, andiamo back qui. Perché vi dà l'attack speed, la passiva è meglio per pushare. Costa di più, però, e non shredda armor, però, sti cazzi. Dà anche meno HP. Però, diciamo, ha altri vantaggi. A me piace troppo la Deathman su tutti i champion immobili, comunque lenti, tipo Darius. Quindi dopo aver fatto questi due item, mi servono HP e resistenze, e la Deathman me dà pure mobility, quindi è good. Sì, Lord Tief. Quando si arrivano a 5 sub, ho fatto pure il pulsantino. In pratica sarà così. Faccio un'estrazione, cioè metto la gente che può partecipare appunto a scambio di ticket, i sub hanno il triplo possibilità di vincere, e se tipo vince un viewer normale, può scegliere tra Mystery Skin o il sub al canale se vuole. Altrimenti faccio Mystery Skin al coso, cioè se è un sub ovviamente faccio Mystery Skin, non gli posso fare il sub al canale. Però il viewer può scegliere. Che magari c'ho dei viewer affezionati che non possono farsi il sub e gli lascio la scelta. E vogliono magari farsi il sub, ovviamente, perché magari c'è anche chi non gliene frega niente. Ma dove vai? Ma dove vai, dai? Ma che stai cercando di fare, Nasus? Ma che stai cercando di comunicarmi? Sei stanco di vivere? Questo? Mette, la vita è bella. Peccato che la tua sia finita. Peccato quello, mettiamoci qua. Che Mari la W la usa. Ah no, è proprio andata a freddo. Boh, ma. Bro, ma alla fine, guardate che sa porterò un build da tutta sta armor. Fino adesso siamo al minuto 23 e c'ha questo di armor. C'ha 15 di armor bonus, eh. Solo quello c'ha. Più. Probabilmente. No, nemmeno l'armor in botte penso abbia preso l'MR. C'ha 15 armor bonus. Più vai, c'ho la W, ma sti cazzi. 30 di armor bonus, ciao. Non è un granché. Molto meglio con la Triforce, cioè molti più danni. Fai molti più danni pure ai carry, infatti. Vi assicuro che io pure ero un fan della Black Cleaver, perché è stragood con la passiva. Però la Triforce ti aiuta a pushare. Nello split push è enorme, ragazzi. Veramente, veramente broken. Ma non. Dovete contare i rischi che c'ha per gankare top. Perché Nasus si fornisce uno slow, sì, ma io faccio l'1v2 quasi. Cioè, una volta che l'ho ammazzato un paio di volte, faccio l'1v2. E in più c'è. Deve considerare pure il Rengar. Io ho pushato così perché Kha'Zix non c'era. Se no stavo un po' più indietro, ma Kha'Zix poteva non prendere niente. E la botte nostra stravinceva ancora più hard. Deve pensare anche alle altre lane. A chi è poca real game. Nasus si è poca real game.
Oppure Scala diventa decent, ma chi è gare il game è qui a casa. Ops. Ok, basta così. E andiamo top. Tu. 3D su Garen è viabile? Non te la consiglio, te la sconsiglio vivamente. Perché non c'ha auto-attack reset, cioè c'ha la Q e basta. E costa tanto. E non sfrutti tipo l'attack speed, non sfrutti per niente. Il mana non sfrutti per niente, la sconsiglio vivamente. Lì è molto meglio Black Cleaver perché costa di meno e funziona benissimo con la E e ti dà tutte le stats che ti servono, ti dà più HP rispetto alla Triforce, quindi su gara è niente Triforce. Dai retta a me. E io di gara me ne intendo. The Demon's Sutter. Let's go, let's go, let's go. It. Bang, 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 bang. Ops, mi sa di reset. Va bene. Becco il tipo. Vuoto, non è bastato. Mannaggia, pensavo. Vai, devo fare prima l'auto. Perché se ulti qualcuno e lo uccidi. Beh, lo saprete probabilmente, ma io lo dico per chi magari non lo sa. Se uccidi qualcuno ti dà la passiva staccata al massimo, come se fosse. Quindi, se i prossimi autoattacchi, se uccidi qualcuno con la ulti all'inizio, ti danno come se avessi staccato 5 stacchi passiva. Quindi, ho cercato di ucciderlo. Se io facevo un'auto, lo uccidevo, lo one shottavo con l'auto. E io volevo invece prendermi quei 5 stack di passiva. Però vabbè. Ah, 6 GLP. Unlucky. Molto, molto forte. L'ho giocato un paio di giorni fa, era super strong. Mi ha fatto un ottimo quantitativo di danni. Abbiamo distrutto top. Per questo non si stop non funziona. No, non è un champion che ti stracarri il late. Funziona solo in determinati casi. Basta averci un po' di peeling di carry. È difficile che si fidi di Nirli.